Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Cominciamo bene. Allora, come avete detto dal titolo, compro tante cose, ne ricevo tante dalle aziende, non è tutto buono, ahimè ogni tanto i bocciati ci stanno. E questa volta sono dei bocciati. Prima cosa, ho pagato questo set per le sopracciglia. Un patrimonio. È di Billion Dollar Brows ed era un kit che in teoria comprende un brow boost, quindi trattamento tremendo, cioè l'annullanza, tra l'altro fatto tipo gloss bianchiccio, quindi si poteva mettere solo la sera perché sennò impomattava le sopracciglia in un modo allucinante. Poi gel trasparente fissativo, vedete che la formula di gel è troppo liquida per lo scovolino troppo grosso, per cui non rimane attaccato allo scovolino e non fa nulla, e una matita autotemperante con uno spessore, cioè vi faccio vedere il tratto così non esagero, così vi rendete conto della grossezza del tratto. Io che ho sopracciglia con questo tratto le ho già riempite un chilometro prima ancora di iniziare a farle. Matita tra l'altro che si tipo che rimane appiccicosa e che tende a venire via dopo 20 minuti. Questo set costa tipo 70 euro. Io ho pensato, beh, costa così tanto, mi cambierà la vita. No, mi ha solo svuotato il portafoglio. E rimanendo in tema di sopracciglia, io questo l'ho trovato in una beauty box, fortunatamente. È di Billion Dollar Brow e si chiama Brow Building Gel. Io ho fatto l'errore di mettermelo un giorno che stavo per uscire, mi sono dovuta lavare la faccia e ricominciare, cioè, questo è il livello. Allora, è questo scovolino gigante che ha questa pappetta marroncina, vediamo se si vede, con delle piccole fibre attaccate. Cosa succede quando voi lo mettete? Esattamente, vi rimangono pezzi marroni con peletti che non riuscite a sfumare, in questo modo. Ora, se magari avete il sopracciglio pieno, forse, per me che non ce l'ho, io vorrei metterlo per farvelo vedere, ma non posso perché devo arrivare a fine video. Ma è una roba, c'è una roba. Andando invece in tema di trattamento, ho ricevuto queste due chicche durante il mio viaggio con Look Fantastic a Manchester, e sono tipo delle alternative un po' più economiche al famosissimo Revitalash, che peraltro io ho adorato. Questi si chiamano Rapid Lash e Rapid Brow. Lo dice già il nome, uno è per le sopracciglia e uno è per le ciglia. Quello per le ciglia, tipo mascara, si applica... Cioè, scusatemi. Quello per le ciglia si applica la sera prima di dormire a mo' di eyeliner. Quello per le sopracciglia ha uno... Io chiedo scusa, ragazzi, i telefoni mi dimentico sempre di staccarlo. Lo stacco e arrivo. Dicevo... Quello per le sopracciglia è tipo mascara trasparente, invece va messo due volte al giorno. Io li ho usati per tipo un mese. Nulla, niente, nada, niet, nulla. Se non che gli occhi mi si sono un po' irritati usando Rapid Lash. Nel senso che ho iniziato proprio a toglierlo perché, ah è vero, il Rapid Lash fa una roba tremenda. Cioè vi rimane una cricla. Avete presente la colla per ciglia finte? Quando vi attaccate le ciglia finte le togliete, se non vi volete bene avete questi pezzi di colla attaccati alle ciglia. Ecco, fa la stessa cosa. Lascia un residuo che quando mi lavavo gli occhi dovevo sfregare per farlo venire via. Alla faccia che è un principio attivo assorbibile. Questo bocciato ve lo aspettate già, io l'ho comprato insieme al suo correttore. Il suo correttore non mi piace, ma mi rendo conto che il problema sia magari per il mio tipo di esigenze, eccetera. Magari qualcun altro piace, ma questo secondo me è un bocciato in termini oggettivi. Ed è il Kona Eye Stick di First Aid Beauty. Dovrebbe essere un primer, ascoltatemi bene, un primer per il correttore dall'effetto anche rinfrescante. Allora, a parte che ha queste perlescenze nello stick che fortunatamente non si trasferiscono sull'occhio, ma sì, io sento un leggerissimo effetto fresco, si assorbe completamente e non ha, in alcun modo aiuta il correttore. L'ho provato con correttori di cui mi fido molto, correttori che detesto, addirittura mi è sembrato che correttori di cui mi fido molto fossero leggermente meno aderenti, proprio perché crea questa tipo patina, ok, un po'
strana nel contorno occhi, io trovo sia un prodotto non solo inutile, ma performante al contrario, quindi fa non performare, perciò bocciato categorico. Poi, questo è un prodotto low cost, mi rendo conto, però non vuol dire che se è low cost butto i soldi dalla finestra. Io è da tanto che volevo la vera sponge, che se non sbaglio è di Veramona, la baking sponge, però in Italia non è reperibile. Sapete che Makeup Revolution copia i top seller di tutto il mondo, l'hanno fatta loro, ho detto la compro, e si chiama Mega Bake, the ultimate blender to bake and sculpt. Allora, innanzitutto vedete la dimensione. Quando la bagnate, dovrebbe essere bello sharp, no? In realtà vedete che è tutto un po' stondeggiante e smingadello. Ecco, benissimo. Quando lo bagnate inizia a bananare. Cioè inizia... Non voglio fare parallelismi drammatici, ma... Quando una cosa si... Diciamo che si allunga e perde questa forma già non perfetta. Perciò tende a... ok? Io ho provato. Allora, per stendere il correttore non se ne parla, perché una volta che si ingrandisce c'è... Ok. Ma neanche per fare baking, perché non avendo gli angoli belli tesi ma piegati, voi non riuscite a tirarlo giù. Per pulire il contouring, anche lì, è l'unica cosa con cui riesco a farlo, ma riesco a farlo benissimo anche con una blender a punta. Cioè è troppo grossa, troppo molle e troppo imprecisa. No. Poi, questo. Etude House ha fatto, ed era meglio che non facesse, i Collagen Eye Patch. Allora, in teoria sono dei patch occhi, collagene e vitamine. Io questi li ho avuti in omaggio in un ordine che ho fatto su YesStyle, quando ho comprato del make up coreano, perché voglio farvi il video, mi trucco con i trucchi coreani, perciò ho fatto un ordine per avere tutto dalla base, vabbè, a parte questo. Allora, l'annullanza cosmica, cioè sono completamente asciutti. Dovreste tenerli su tipo un quarto d'ora, adesso non ricordo, 15-20 minuti, già dopo 5 iniziano a staccarsi perché sono completamente asciutti. Io ho fatto l'errore di tenerli su un quarto d'ora, non riuscivo a toglierli, c'era lo scotch da un cartone, cioè tremendi. Hanno preso due pezzi di carta e li hanno ficcati in questa scatola, tutto qua. Poi, un bocciato che scotta, questo scotta al portafoglio e all'anima. Uscita di Natale NARS. Allora, sapete che ad esempio, aspettate un secondo, della stessa collezione, la palette Orgasm Infatuation Cheek Palette mi è piaciuta tanto, nel senso, ovviamente deve piacere Orgasm, che comunque è un blush glitterato di base, con lo shin dorato, poi c'è Laguna e l'illuminante, mi piace, è compatta, un bel packaging, questa mi è piaciuta molto, ma nella maxi palettona viso, che è l'uscita di Natale, che si chiama Hot Thrice, io, cioè, ho visto il packaging e ho detto, puoi non comprarla? In più ha questi nuovi blush a rilievo stupendi, deve essere una texture super innovativa, de che? Allora, quando li toccate sembrano di cartone, e in più, se anche con le dita vi possono sembrare vagamente pigmentati, stesi col pennello non si vede niente sul viso. Allora, già lo swatch si vede che è desaturato, ma non desaturato, perché... Sgocciati con le mani, fregano. E invece sul viso, dunque io per far sì che scrivessero ho dovuto continuare a girare sul quad di blush insistendo in questi due più scuri che sono gli unici che si vedono un po' sul viso. In più hanno questa strana perlescenza come argentata, tutti i colori, che già si vede poco. Una volta stesi sul viso non si vede il colore di partenza, ma si vede questo sheen leggermente argentato che fa dei pori 4x4 turbo diesel. Cioè, gli illuminanti si vedono pochissimo, ripeto, swatchati col dito sì, ma sul viso no, faccio fatica a prelevarli, insomma, per me è un no, 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 ci sono rimasta molto male e ho visto che diverse persone sul web hanno detto che è un no, quindi almeno non sono psicopatica. Questo è stato un regalo dell'azienda e che ringrazio, ed è Bourjois, tra l'altro mi ha mandato dei prodotti che mi hanno fatto impazzire, anzi vorrei farvi un video, un Get Ready With Me Bourjois, perché ci sono alcuni prodotti che meritano davvero, purtroppo questo che è il nuovo eyeliner, no. Si chiama Eye Catching ed è un felt tip eyeliner. Allora, si chiama Cat Eye Look perché? Perché nella punta, che è un triangolo, ha una punta, ha una parte piatta dove in teoria... Se voi lo premete tipo stampino, vi fa automaticamente il flick. Quindi io cosa faccio? Appoggio il tondino e faccio il flick e tiro la linea. Allora già vedete il problema.
No, non lo vedrete mai. Allora, se l'idea è bella, non va bene la formula. Perché? Vi faccio vedere. Allora, io l'ho tenuto 2 ore a testa in giù, no? Quindi immaginate che invece quando lo mettete non siete a testa in giù e scrive ancora meno. Questo è il colore che ha. Cioè, tipo 50 sfumature di grigio. Non assomiglia neanche vagamente a un nero e da vicino a uno sheen che va sul verde. Avete presente i tatuaggi degli anni 80? Quando perdono pigmento e diventano verdi? Ecco, questo lo fa. Inoltre, essendo troppo liquido, cosa succede? Io adesso faccio lo stampino per il flick e il colore è tipo in alcuni punti sì e in altri no. Quindi io poi cerco di collegarmi questa meraviglia e il risultato è questo. Cioè è senza dubbio il peggior eyeliner in penna mai provato, insieme a uno di Essence che però era secco. Quando siamo andati all'evento Bourjois con le ragazze, ero quelli col team Clio e cioè ero seduta di fianco alla Malvina del team Clio, che io adoro, mi ha fatto il viaggio insieme a Manchester, ho cercato di metterlo, cioè non c'era verso, no, punto. Ok, ultimo bocciato e poi mi sa che abbiamo finito. Sì, preparatevi però perché arriveranno tutti adesso top 2018, flop 2018. Ah, ne abbiamo delle belle idee, regali di Natale. Cioè abbiamo tante di quelle cose da vedere insieme che non vedo l'ora. Comunque, questo mi sembra molto averlo comprato perché è veramente tremendo. Allora, io adoro il Climax, il Climax Mascara di NARS, quello nuovo. Ma perché non comprare anche l'Audacious, che è quello uscito prima? Packaging stellare, secondo me lo scovolino prometteva anche molto bene perché mi ricordava tantissimo il mio adorato di Kiko della Limited Edition. Allora, a parte che è talmente duro che sembra di fare le iniezioni quando, cioè, bucano questi cacchio di cosi, in più non fa niente. Cioè, la formula è troppo densa e gli scovolini, le punte dello scovolino troppo distanti, per cui le ciglia entrano nello spazio tra le punte a gruppi di 16, è diventato un piccolo ragno, cioè una cosa, è tremendo questo mascara. Mi sarei dovuta fidare delle recensioni sul sito di Sephora, ho fatto una cavolata. A proposito, visto che gira un video, provo i prodotti tipo coi voti più bassi sul sito di Sephora, mi piacerebbe troppo farlo, ci sto seriamente pensando, i low rated. E niente, questi erano tutti i bocciatazzi del periodo, scrivetemi nei commenti, Giulia, devi evitare questo per evitarmi delle sole, spero di aver evitato a voi delle sole, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, un bacione e ci vediamo prestissimo con un nuovo video, perché a dicembre ne faccio molti di più!